Stato, uno Stato che non abbiamo mai conosciuto, perché in realtà mai veramente abbiamo avuto la capacità come cittadini e la conoscenza per poterlo pretendere. Si chiama il finanziatore di prima istanza. È il finanziatore di prima istanza. Questo nuovo modello di Stato che dovremmo costruire in questo paese, non dico in 6 mesi, non dico in 2 anni, naturalmente sono veramente tutte per averlo, dove tu hai il tuo governo e tu hai gli italiani, 60 milioni di persone. Ok? Questo signore è monopolista della moneta, è uscito dall'euro, ha recuperato una moneta sovrana. Questo signore ha come unica ragione di esistere stabilito dal nuovo articolo 1 della Costituzione italiana, che non deve essere più l'Italia una impresa fondata sul lavoro perché è troppo generico, i tempi sono cambiati, c'è stata la guerra, la vera guerra, quella dell'economia, e quindi questo bellissimo articolo non è più adatto alle stragi che stiamo subendo. Questo signore, articolo 1 della Costituzione, deve avere come unico motivo di esistere il fatto di essere il finanziatore di prima istanza del settore dei cittadini e delle aziende, cioè del popolo, okay? Dei privati. Vuol dire che questo tutore ha in mano il termostato dell'economia, il denaro che lui emette. E quindi la famosa freccia, attenzione bene, la famosa freccia, ok, fa la spesa pubblica, innalza il cambio. Dall'alto della sua posizione di osservatore guarda l'economia, e siccome l'economia privata, per tanti motivi, perché non siamo soli in Italia, c'è il mondo intorno a noi, gli shock economici ci vengono dal mondo, le difficoltà economiche ci vengono anche dall'estero, oppure possono venire da motivi interni, questo tutore dell'economia guarda il settore privato di cittadini e aziende e guarda 3 elementi: piena occupazione, piena produzione delle aziende, pieni servizi per i cittadini. D'accordo? E qui torniamo ad Abel Erner, la finanza funzionale. Dall'alto del suo osservatorio ha in mano il termostato dell'economia, la spesa pubblica. Cosa sta succedendo alla piena occupazione? Ci sono i disoccupati, non va bene. Le aziende lavorano male, poco, devono esporsi troppo con le banche, addirittura stanno chiudendo. Ci sono i servizi ai cittadini? Sì e no. Anzi, Maruccio, piuttosto male, bene, giriamo il termostato. Entra denaro, beni finanziari a netto qua dentro, cresce l'economia reale, si comincia ad assumere persone, l'azienda lavora perché lo Stato gli fa le infrastrutture, i servizi, gli dà i mezzi, paga stipendi, gli stipendi vengono spesi, la spesa dello stipendio vuol dire merci vendute vuol dire economia che gira fa girare altra economia, aziende, produzione, mestieri aumentano, poi lo Stato gira ancora il termostato, servizi, ospedali, servizi alla persona, tutto quell'ambito di servizi che ancora di oggi in Italia non abbiamo, l'economia ricomincia a marciare, ricomincia a funzionare. Se possiamo vendere all'estero, tanto meglio, ma non dobbiamo scannarci per vendere all'estero, perché quello che conta è che l'economia interna sta funzionando. Vendiamo all'estero, va bene, c'è un'altra freccia che viene dalla Russia, che viene dalla Svezia, che viene dalla Cina, che viene da chi cavolo ci parla, che ci porta dei soldi qua dentro. Bene, il termostato funziona, l'economia riparte, d'accordo? L'economia riparte, lo Stato deve tassare i cittadini. Ma in questo modello non c'è la freccia delle tasse. Perché? Perché le tasse, la vera funzione delle tasse non è quella di finanziare il termostato dello Stato. Non lo è e non lo è mai stata. Perché? Perché lui crea il denaro e non può tassarci prima di darcelo. È impossibile. Come fai a ritirare i biglietti dello stadio prima di averli dati alla gente che va allo stadio? Prima di dare i biglietti, poi li ritiri all'entrata. Allora, prima lo Stato su niente, fai l'ospedale, le strade, gli asili nido, i servizi, la paga, stipendi pubblici, eccetera, eccetera. Poi tassa. Non è vero.
non è vero che sono le tasse che finanziano la spesa dello Stato. Allora ecco che le tasse qua non ci devono stare, non c'è più la freccia, non c'è più niente, ok? Le tasse non finanziano questa freccia qua, servono ad altre cose importanti, controllare l'inflazione, controllare i grandi capitali, regolare l'economia, non importa. Allora dove stanno le tasse nel modello del sogno di Stato che noi dobbiamo creare, i finanziatori di prima istanza? Le tasse stanno qua dentro, qui, una freccia che sta qua dentro, cioè non più l'antitesi della ricchezza nazionale, non più il fatto che il settore di cittadini e aziende riceve 100 soldi al netto e poi con queste tasse dell'economicino te li tolgono tutti, non più questa parola odiata dal cittadino perché questa chemiotassazione ti toglie il respiro e non ti fa più vivere, non più questo. Le tasse, come ho detto, sono un'altra cosa, sono parte della freccia buona, dell'innaffiatoio, perché cosa succede? Di rado succede quando il finanziatore di prima istanza sa fare bene il suo mestiere e quindi crea beni finanziari al netto, che crea un'economia reale, che crea un posto di lavoro, che crea un'azienda che si moltiplica, che creano servizi. Può succedere che si esageri, può succedere che le cose vadano troppo bene a un certo punto, cioè si arriva a un punto in cui hai la piena occupazione, le aziende lavorano a pieno ritmo, i servizi ci sono, hai le pensioni che sono pagate decentemente, non hai il 50% delle pensioni italiane che non arrivano neanche a 1000 euro, alla faccia della palla che le pensioni italiane sono generose, hai delle pensioni che fanno vivere i nostri anziani in maniera decente, qui c'è l'economia che lavora troppo e quindi il boiler si sta surriscaldando. Allora il tutore dell'economia, che sa quello che fa, perché conosce la macroeconomia che stiamo spiegando qui questa sera, all'interno della freccia buona accende le tasse che erano state spente fino in quel momento. Accende le tasse, sappiamo che non ha bisogno delle tasse per fare la spesa pubblica. Accende le tasse perché sennò si crea inflazione, perché sennò si creano sbilanciamenti dei flussi finanziari, perché sennò si creano agglomerati di oligopoli di ricchezza esagerati che minacciano l'esistenza stessa del settore pubblico. Allora accende le tasse e riequilibra il sistema. Ma questo su 100 anni di storia di un paese deve succedere nel 10% dei casi, non di più. Un pareggio di bilancio non è il demonio in sé, perché se io rischio di avere un paese ricco che da domani comincia ad avere un aumento dei prezzi della Madonna perché la gente è piena di soldi e i canali lavora 24 ore su 24 ma più di tanto non può produrre, allora io un pareggio di bilancio per 6 mesi, per un anno e mezzo, lo posso anche fare, non è il demonio, ma solo se è qui, cioè una tantum, una misura dentro la freccia virtuosa, buona, per non creare uno scompenso nell'economia. Ecco cosa fa lo Stato I Have a Dream, è il finanziatore di prima istanza. A questo punto, che qui ci sia un deficit di bilancio del 4%, del 12%, del 6%, del 25%, deficit di bilancio negli Stati Uniti d'America nel boom economico, chi lo sapeva? 25%. Che ci sia un debito pubblico del 110, 60, 132, 260 il debito pubblico del Giappone, per cui mi sembra che stia fallendo, ok? A questo punto i numeri, come diceva giustamente Abel Lerner, non servono a niente, chi se ne frega? Chi li guarda i numeri? Lo spread? Chi se ne frega? Quello che conta è l'economia reale. Allora, nel momento in cui io, Stato, ho creato una piena produzione, piena occupazione, pieni servizi, guardo solo quel giorno, io accendo il computer al Ministero del Tesoro e dico, come siamo messi? 20, 30, 30, ok, ferma, a posto così. Questo è il giusto deficit, questo è il giusto debito pubblico. Che sia uno, che sia 300, non ne frega niente. Deve essere piena produzione,
piena occupazione e pieni servizi. E poi un'ultima cosa, non ce ne scordiamo. Abbiamo il grande tutore dell'economia, il finanziatore di prima istanza, è uscito dall'euro, alla propria moneta, la usi in questa maniera. Nella società privata ci sono le banche. Le banche, voglio dire, sì, sono associazioni a delinquere, ma sono dei dati di polli. Non stiamo parlando di Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank o UniCredit, Financial Services. Stiamo parlando della banca italiana, della banca sottocarda. C'è una bella differenza, credetemi. Le banche sono dei dati di polli, ci tengono sempre fregati. Ma il problema è un altro, quello delle banche, è che in effetti sono utili. Perché gestiscono i conti correnti? Immaginate cosa sarebbe la nostra vita se invece di avere un conto corrente, i pagamenti di aziende, dovessimo fare tutto con le carriole di soldi, tutti i taccuini scritti a mano, una tragedia. Le banche gestiscono i conti correnti e le banche fanno anche un'altra cosa che è utile, emettono credito. Ok? Nello stato I Have a Dream, le banche diventano i creditori di prima istanza. Non quella schifezza che sono oggi. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo: le banche sono di fatto istituzioni pubbliche perché sono regolamentate dal Parlamento e garantite nei conti correnti dello Stato. Per cui lo Stato va dalla banca e dice: guarda, tu non fai il frocio con quello degli altri. Ok? Visto che io ti regolamento e ti garantisco conti correnti, adesso tu lavori per me. Ok? Poi ti faccio fare i tuoi profitti, per carità, però lavori per me. E diventi il creditore di prima istanza. Che cosa vuol dire il creditore di prima istanza? Vuol dire che le banche vengono regolamentate dalla banca centrale del paese, che stabilisce il costo del denaro, ok? Rende disponibile all'imprenditore, alla famiglia, il costo del denaro a quel costo. Facciamo un'ipotesi: la Banca d'Italia decide che oggi il denaro ti costa, un mutuo ti costa il 2%, un prestito all'azienda 2,8, ok? E poi dice alle banche: sentite, noi facciamo costare questo denaro, questo è il costo del denaro che diamo ai cittadini. Voi volete fare business? Va benissimo, mettetevi in competizione fra di voi. Allora, noi facciamo pagare 2,8. UniCredit dice: ok, io 2,7, Ubi dice: io 2,5, quell'altro dice: no, guarda, io te lo do a lei. Questo deve essere il creditore in prima istanza. Cioè, le banche, regolamentate dallo Stato, tutore del settore privato di cittadini e aziende, avranno i loro margini di guadagno, si mettono in competizione fra di loro. E attenzione a questo passaggio importantissimo: vengono ridotte a due funzioni, gestione dei conti correnti e emissione di credito. Perché le banche devono fare emissione di credito quando abbiamo il finanziatore di prima istanza, che ci garantisce piena produzione, piene infrastrutture, il lavoro che va, occupazione, aziende che lavorano, eccetera? Ma perché voglio dire, se Tiziano Tamari ha la sua azienda, ha tutti i suoi operai che lavorano, anzi gli ha dato un aumento di stipendio, ha un libro ordine che funziona, è contento e dice: beh sì, sai cosa? Io adesso faccio, cosa fai tu? Lui fa carpenteria? Adesso voglio fare, inventarmi infrastrutture d'alluminio. Ok, apro un altro capannone. Non gliel'ha ordinato il medico, è un'iniziativa sua. Lo Stato dice: guarda, Ciccio, io ti faccio lavorare, ti ho dato le condizioni per assumere, per vendere, per avere tutte le infrastrutture più moderne, eccetera. Se però tu, come opzionale, vuoi espanderti, che è giustamente la natura dell'uomo. L'uomo è così, se no siamo ancora alle caverne. Cioè, non gli bastava mangiare la bistecca, no? Col fuoco, ha voluto inventare il forno, e dopo il forno ha inventato un'altra cosa.
giustamente, allora cosa servono i creditori di prima istanza regolamentati dallo Stato in modo da non uccidere l'impresa e i cittadini con mutui impossibili e tasse impossibili, che servono esattamente questa funzione, cioè quando l'imprenditore dice io lavoro, sto bene, pago gli operai, però mi va di differenziarmi e iniziare un'altra attività, io vado in banca e chiedo il denaro, e a questo servono le banche. A questo servono ad aiutare l'economia reale a diversificarsi nel momento in cui l'economia reale sta bene e opzionalmente decide di espandersi. Ma allora viva Dio che esistano le banche, perché vuol dire che il paese marcia, va bene, funziona. Ecco cosa devono essere le banche nello Stato Iron Dream. E mi fermo qui. Mi fermo qui perché? Perché un'economia è fatta di due emissori di beni finanziari, lo Stato e le banche. Ok? Abbiamo visto come deve funzionare lo Stato, abbiamo visto come devono funzionare le banche. Noi possiamo andare in vacanza.